Bene, allora amici di Ciocomo, buongiorno. Siamo ritornati qui per in zona taxi per capire un po' com'è questa ripartenza del turismo e dei taxisti anche, che di conseguenza, insomma, ci avevano detto la situazione non era delle più semplici. Effettivamente vediamo che i taxi qua sono sempre ancora fermi. C'è uno di voi che, allora, sentiamo un po' com'è la situazione in questo momento. Siete ancora Sì, siamo fermi? ancora fermi. Non è cambiato nulla? Purtroppo sono aperti qualche hotel aperto, però la situazione basta vedere. È come prima, non dico peggio, ma Sì, in non c'è effetti. niente, non c'è niente assolutamente. Siamo fermi da 3 mesi. Quindi il turismo, la gente che abbiamo, cioè, o meglio, le tante persone che abbiamo visto sul lago nel fine settimana, gente che insomma è morde e fugge. È gente locale, non c'è turismo dall'estero. E se manca il turismo dall'estero, per noi e per tante altre attività siamo fermi, quasi. Corse al giorno, quante se ne fanno? Ma guardi, una media di 2-3 al giorno adesso. Che Sì, poca roba, eh. poca roba. È pochissimo, insomma, rimangono qua i taxi in attesa, insomma, di qualcuno, che qualche turista soprattutto, magari gli stranieri possono arrivare. Siamo già ormai a luglio, Sì, anzi domani è il primo sì. di luglio, per cui la situazione non è delle migliori. E tra l'altro colgo anche l'occasione per dirvi una cosa, perché in effetti ai taxisti molto spesso, visto che sono qua in Piazza Perretta, vengono a chiedere anche della clinica Dentix, che Sì. come vedete, adesso ve la faccio anche vedere, è praticamente chiusa, sbarrata. Non avete Non notizie? abbiamo notizie, è da parecchio tempo che è chiusa. Pensavamo fosse chiusa per il coronavirus, ma a quanto pare potrebbe non riaprire più. Perbacco. Lo stesso lo facciamo anche vedere. Va bene, grazie, in bocca al lupo anche ai taxisti di Grazie Como che sono qui, ovviamente, in attesa, ovviamente, di una ripartenza a lei. che Speriamo ve lo auguro presto. davvero, sperando che a luglio qualche cosa si possa muovere. Grazie. E Grazie. allora facciamo vedere anche la situazione di Dentix, che come abbiamo visto, molti ce l'hanno chiesto, in effetti è una situazione abbastanza surreale, tutto sommato. Ci hanno scritto delle mail anche oggi, e in effetti ai taxisti spessissimo vengono anche dei clienti e chiedono conto di Dentix. Purtroppo vedete, la situazione è questa, è una situazione assoluta. Questo è quel Dentix di Como. Purtroppo non ci sono assolutamente notizie confortanti, vedete, la struttura rimane chiusa, non c'è numero di telefono, non c'è nulla che possa far capire che insomma possano riprendere l'attività. Sono tante le persone che ce l'hanno chiesto, molti anche preoccupati, persone che hanno fatto anche degli investimenti, anche importanti, ma purtroppo, come vedete, qui non c'è nulla che ci possa far pensare. Quindi siamo passati dai taxisti, che ovviamente spesso ricevono anche loro tante persone che chiedono conto di Dentix, e niente, io purtroppo ho promesso ai nostri ascoltatori un approfondimento. Sono venuto qui, siamo in Piazza Perretta e siamo fuori. Vedete, non abbiamo al momento purtroppo notizie positive da potervi dare. È chiuso, c'è la saracinesca abbassata, non c'è un cartello, non c'è una notizia, il sito non funziona. Ahi noi, non è una situazione, e ahi voi, purtroppo non è una situazione delle migliori. Va bene, e neanche per i taxisti, come abbiamo visto in precedenza. Torniamo qui da loro, li salutiamo ovviamente, e vi salutiamo. Piazza Perretta, quindi abbiamo visto questa doppia notizia. Prima di tutto i taxisti, che ancora insomma aspettano un po' una ripartenza. E poi i Dentix, come vedete, eccolo qua, questa è la situazione. Chiuso anche qui, non ci sono notizie a riguardo. E sono tanti coloro che ci hanno chiesto appunto conto di questa vicenda, che sembra diventare davvero col passare del tempo sempre più paradossale. Non abbiamo purtroppo, come vedete, notizie positive. Saluto Lorella, saluto Pino, saluto Ornella, saluto anche Samuele, saluto Claudio. Un caro saluto a tutti voi. Buon pomeriggio dal centro di Como, giornata che poi si è aperta ed è certamente molto molto calda. Buongiorno a tutti, a dopo.